Una rubia di 9 anni grigliata in una fattoria nel nord della Spagna è la bistecca più buona che abbia mai mangiato in vita mia, divorata in Galizia, quando questo signore, che si chiama Pietro Uzzauto e di mestiere vende carne, mi ha portato a visitare i pascoli della Discalus, azienda le cui bistecche arrivano sulle griglie di mezza Europa. Quel giorno non ricordo le volte che ho detto, anzi urlato, mortacci quanto è buona! Ora voglio cercare una bistecca altrettanto super, ma la voglio intercettare a casa mia ed ecco il motivo di questo viaggio, trovare la bistecca più buona d'Italia. Oh, questo giro vi voglio tutti con me. Ah, so già che qualcuno me lo chiederà e quindi in descrizione vi lascio i contatti di Pietro. Se anche voi volete assaggiare la bistecca più buona della mia vita, è la persona adatta, visto che è lui che le porta in Italia. Ve lo dico per esperienza. Se avete un ristorante o una macelleria e la proponete ai vostri clienti, avrete la fiera fuori dal locale! Poggio le Volpi, ragazzi! Poggio le Volpi! E segnatevi questo nome. Amici di Brace Meccora, sono a Monte Porzio Catone. Là c'è Roma, là c'è Monte Porzio Catone. Mi ha scritto Rossella, la proprietaria di questo posto. Mi ha detto, Michele, secondo me io ho tutte le caratteristiche per farti assaggiare la bistecca più buona d'Italia. Mi è sembrata molto sicura di sé. Allora, seguitemi, andiamo a vedere se mangerò la bistecca più buona d'Italia qui a Monte Porzio Catone. Andiamo. Permesso. Prego, permesso, permesso, permesso. Oddio, scusate. Ragazzi, qui il ristorante è vivo, eh. Eccola qua, Rossella. Michele, buongiorno, mi hai colto in allora, giocante. Bella, siamo arrivati nel momento meno opportuno. No, siamo arrivati nel momento più opportuno perché stai a sistema la carne, sistema e poi... Grazie, arrivo subito, vai, dammi una mano. E devo dire, cara Rossella, che già, diciamo, quello che tu mi fai trovare innanzi al mio ingresso nel locale non è male, ma che poi, correggimi, è quello che vedono i clienti quando entrano, no? Assolutamente sì. Sì. Concentriamoci su questa. Concentriamoci sul fiore all'occhiello, su allora, questa grande vetrina. Fammi vedere un po' che hai. Questa che cos'è? Beh, questa è la romagnola. Bene, qui che abbiamo questo che è il marango. Poi abbiamo un marango. Poi abbiamo quella che noi chiamiamo la fenomena, perché è un vero e proprio fenomeno, quindi caratterizzata da un grasso importante sia esterno che interno. E a noi il grasso, ragazzi. Poi abbiamo la Simmental e poi abbiamo, perdonami, quella che oggi ti faccio degustare, perché si parla di degustazione, ti deve emozionare anche quando mangi la carne. Brava. Abbiamo la Rubbia Galera. Rossella, io ti vedo bella carica e la cosa mi piace molto. C'è un problema, tu mi fai assaggiare la Rubbia? Sì. Io la Rubbia l'ho assaggiata, aspetta, in Spagna, circondato dalle mucche, del verde. Ma non si può mangiare solo in Spagna, perché la casa madre manda anche in Italia. Certo. Quindi loro selezionano, selezionano per loro, per noi, e noi continuiamo la filiera. E allora, quindi su che ci concentriamo, cara Rossella, su questo, quello? Su questa. Ok, però sto bestione non lo tratti te, lo fai tagliare no, a qualcun altro. No, ma certo, abbiamo Edoardo. Buongiorno. Ciao Edoardo, bello che cazzo, la stampa è distante, stampa lontano. Sì. Mi fai assaggiare questa qua? Questa qui ti faccio assaggiare, 240 giorni di frullatura. Fatta da noi, ragazzi, 240 giorni di frullatura. Allora, eh? Fermi tutti. Il posto, devo dire che non è male, eh? Non è male. La carne la conosco, è a spessore. Qui si parla di quanti giorni di frullatura? 240. 240 giorni di frullatura. Tanta roba, poi vediamo se ritrovo i gusti di queste frollature, di questi affinamenti tanto lunghi. Legno è di ulivo. Ulivo. Oh, ragazzi, qui l'aspettativa è altissima, ragazzi. E il vino? Dove il lo vino lo non ci abbiniamo un vino? Il vino che immagino fai te, giusto? Perfetto, eppure c'hanno anche il vino loro. E, amici, piacevo ancora, lo ripeto, le aspettative sono altissime, 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 altissime. Non mi resta che godermi lo spettacolo a questo punto. Questa carne, ragazzi, io la conosco molto molto bene. Allora facciamo la prova del confettino, tagliamo il confettino del grasso e vediamo se è lei, ragazzi. Ma bravo, questo qui. Vai, grazie. Vai. Ok. Mamma mia, che.
Allora farà 24 minuti in totale di cottura. 10 minuti a fuoco lento, alta, griglia alta, 2 minuti a griglia bassa, giri la carne, altri 10 minuti a griglia alta, altri 2 minuti a griglia bassa, in modo che caramellizza la carne. Mi assicuri che me la fai al sangue? Ovvio, okay. Solo al sangue. Visto che ci sono una decina di minuti da aspettare, io direi che mentre Edoardo griglia il bisteccone, noi ci andiamo a fare un giro per questo ristorante che merita davvero, andiamo pure a ispezionare la cucina, dai. Ragazzi, ci siamo abituati a vedere le griglie delle steakhouse dei ristoranti dove andiamo. Con questo nuovo format mi piace entrare anche nelle cucine. Oggi sono stato obbligato ad entrare nelle cucine durante l'orario di lavoro. Ragazzi, davvero tanta roba. Dalle cucine parte il nostro ringraziamento alla Mancini Market, è un'azienda che ci sponsorizza questa nostra avventura alla ricerca della bistecca più buona d'Italia. La Mancini Market si occupa di vendere attrezzature per ristoranti e macellerie. Tra i servizi che la Mancini Market eroga c'è anche quello del noleggio operativo, ovvero sia la possibilità di acquistare attrezzature costose pagandole un tot al giorno. Magari voi volete un grosso frigorifero per frullare la carne e costa 5.000 euro, la Mancini Market vi dà la possibilità di acquistarlo a 3 euro al giorno, quindi 90 euro al mese. Un ottimo servizio che abbiamo ritenuto opportuno raccontarvi e soprattutto in virtù dell'azienda, che è un'azienda seria, un'azienda bella, un'azienda italiana, abbiamo deciso di fare questo viaggio insieme. Tutti i servizi della Mancini Market li trovate nel sito che vi lascio in descrizione e qui in sovraimpressione. Però qui ragazzi si lavora, si cucina sul serio, togliamo il disturbo e torniamo alla nostra carne che secondo me sì, è pronta, andiamo! Quando sa l'osso? Mamma mia ragazzi! Michele, è pronto? Vai, perfetto. E Ross? Dimmi. Dove me la mangio? Io direi che potresti uscire, è una bella giornata, vai seduto a tavolo, bando alle ciance, vai seduto così Edoardo ti porta la carne. Ma accomodo fuori. Certo. Fantastico, vai, ragazzi, mangerò una bistecca strepitosa con una vista pazzesca. Sono emozionatissimo. Io vado fuori e mi faccio servire. Emozionati, è arrivata la rubbia e per trovare la bistecca più buona d'Italia a me solo la bistecca non basta, serve una location, un posto pazzesco, un posto bello, un posto che ti emozioni e la compagnia giusta. Per questo video ho invitato Francesca. Francesca la conoscete, no? È la mia amica sommelier, spacciatrice di vini, siamo andati insieme a fare la vendemmia. Con Francesca, ragazzi, abbiamo lanciato un nuovo progetto editoriale che si chiama Versami Ancora, dove parleremo ovviamente di vino, beverage, posso di dirlo? Beverage, principalmente di vino. Vino, però esatto. Tutto ciò che si versa, tutto ciò che ci si piace. Versa. Oggi facciamo così, io ti racconto questa carne strepitosa e tu mi entri nel dettaglio di questo vino che... ci hanno portato... la loro bottiglia di punta, Michele, però questa è una Roma DOC, quindi viene fatta la Roma DOC solamente nel comune di Roma. E loro fanno la Roma DOC e poi fanno la Roma DOC edizione limitata. Quindi questo è il top del top del top. Sì, quindi di quelle vigne che usano per la Roma DOC, loro selezionano i grappoli migliori, sì, e ci fanno
tot bottiglie l'anno, infatti le bottiglie sono numerate. Diverso il vino, stiamo parlando del 2015, sono 5 anni che sta qua dentro, quindi diamogli un attimo. Adesso sentiremo solo. Lo dobbiamo far respirare? Un attimo. E chi se muove qui? Qualche minuto. Il primo pezzo, pensa alla carne. Se mi riesce bene. Se chiudo gli occhi, ragazzi, torno in Galizia con questa carne. È tanta roba. È tanta roba. Ed è proprio tanta roba sta carne. Madonna, ragazzi, che cos'è? Marendo. Hanno fatto scopa sti due. Hanno fatto scopa. Sto vino e sta carne fanno scopa. Ti viene voglia di masticarla all'infinito? Sì, sì. Che non vorresti che andasse mai giù? Sì. Ecco, questo vuol dire quando è tanta roba. Questo è un elemento che mi fa urlare in maniera convinta: mortacci quanto è buona! Considerazioni finali su questo ristorante dal mio confessionale. Partiamo da Rossella, è sicuramente una professionista in gamba, competente nelle cose che fa, sa il fatto suo, è molto sicura di sé, però queste, diciamo, manager, queste imprenditrici cazzute mi piacciono. La carne ha voluto giocare facile perché quella carne la conosco. L'ho mangiata in Galizia, quindi immerso in un contesto, nel suo contesto naturale, mi ha fatto estremamente piacere mangiarla guardando cosa? Guardando Roma, la mia città. Secondo me ha giocato molto e questo, il ristorante è molto bello, molto elegante e sicuramente la vista che tu hai, se hai la possibilità di mangiare fuori, è oggettivamente un valore aggiunto. Che dire della compagnia? Francesca, la mia amica simpatica, competente, mi ha raccontato il vino che produce questa azienda, quindi un ulteriore valore aggiunto. Questa mia esperienza qui da Evo Spoggio le Volpi, ragazzi, termina in maniera estremamente positiva. È un posto che merita assolutamente una visita. Se passate da queste parti, ragazzi, tappa obbligatoria, perché è davvero tanta, 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 tanta roba. Complimenti a Rossella e complimenti a tutto il suo staff. Direi che a questo punto è ora di andare a trovare un altro ristorante, perché sono davvero curioso di assaporare altre carni, di vivere altre atmosfere e di vivere altre emozioni rigorosamente carnivore. Ciao ragazzi, un abbraccio, ciao ragazzi, un abbraccio e che la brace sia con voi, ciao! Oh, dove arriva abbracciami ancora, lascia il segno. Bene ragazzi, il video termina qua, però se ne volete sapere di più su questo vino rosso, sul Roma Doc, vi invito ad andare sull'altro nostro canale YouTube, Versami Ancora, dove Francesca ha realizzato un approfondimento su questo interessantissimo vino rosso. Ciao a tutti!